lavorano tutti insieme e è bene che la città sappia che qui a Pinerolo ci sono queste associazioni. Il motivo di questa riunione ha soltanto questo obiettivo. Lascio adesso la parola al sindaco, che noi ringraziamo la sua presenza, che è determinante, importante per noi. Noi siamo col nostro sindaco, siamo con la nostra città. Grazie. Prego. È un giorno particolarmente toccante oggi, quindi prima io vorrò dirvi qualcosa, però credo che sia utile, prima di ogni cosa vi chiederei un minuto di silenzio per questi 5 carabinieri, 5 così dovrebbero essere, che oggi dovevano essere a una riunione importante, sempre sulla base del volontariato, e hanno lasciato la loro vita per questo, e questo è il nostro paese. Quindi vi chiederei un minuto di silenzio prima del mio intervento, grazie. Invece abbiamo le associazioni d'arma, una quindicina di associazioni d'arma oggi, che si trovano qui per testimoniare, come ha detto prima il generale, la voglia di stare assieme, di fare qualcosa assieme. Questo è il nostro paese, ma questa è la nostra città, è il nostro territorio, è la nostra Pinerolo, che si unisse, come ha detto il generale, si unisse al sindaco per cercare di uscire in qualche modo, per quello che ci riesce, a uscire da questo momento particolarmente difficile. E ringrazio per la sua presenza Maria Iraudo, staffetta partigiana, eccezionale personaggio, e io la augurerei di... tra i quali la ricordo volentieri, perché è anche amico di mia suocera, che è stata anche lei staffetta partigiana, non è potuto venire perché con i suoi 90 anni ha qualche difficoltà. Allora, adesso ci vediamo. Sempre dai, medaglio sono. Viene tutto bene? Viene. Adunata! Adunata! Qui generale! Abbiamo un trombettiere! Ma il trombettiere c'è? No. Niente tromba! Lo facciamo a bocca! Ecco, lo fate, io ce l'ho olino, se volete. Questo è un peggio di alza bandiera! L'Italia si desfa dell'erbo di Scipion, se ci dà la testa, dove va vittoria e ora l'uomo che schiava il Dio la crea. Schiava di Roma, il Dio la creò, vigliamoci ancora che siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Vigliamoci ancora che siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì!